Ciao a tutti, nello scorso video abbiamo ascoltato il pensiero di Kant sulla masturbazione, un pensiero sconosciuto veramente ai più, non se ne parla ovviamente alle superiori, non se ne parla all'università. Ho trovato questo estratto mentre facevo una ricerca per conto mio. Non è tratto dalla Fondazione della Metafisica dei Costumi, ma dalla Metafisica dei Costumi, è un altro testo, quindi errore mio. Un pensiero che ha colpito molti di voi, che in effetti è agghiacciante perché si paragona la masturbazione al suicidio, anzi, si dice che la masturbazione, dal punto di vista morale, è peggio del suicidio. Allora, che cosa possiamo dire? Un commento, sul pensiero di Kant. Kant, osserva che il termine suicidio ci produce meno vergogna del termine masturbazione. Questa è un'osservazione eccellente che ci rivela l'ipocrisia degli uomini che si vergognano di dire masturbazione, ma non si vergognano di dire suicidio. Invece, per Kant, la vergogna è pienamente giustificata. Perché? Perché è come se l'umanità in generale si vergognasse di essere capace di un tale trattamento, che lo degrada anche al di sotto della bestia. Kant non sta dicendo che la masturbazione riduce l'uomo al livello degli animali, ma sta dicendo che la masturbazione porta l'uomo al di sotto del livello degli animali. Ovviamente, però, dobbiamo dire che Kant non conosceva il mondo animale. Non era colpa sua, perché le osservazioni sul mondo animale erano agli esordi, però questo è un errore, perché qualunque esperto del settore sa che anche gli animali si masturbano, anche negli animali sono chiarissime le manifestazioni autoerotiche. Infatti, un filosofo che ha scritto un articolo su Kant chiede a Kant che cosa penserebbe oggi dei bonobo. Ma andiamo avanti. Dice Kant che il fondamento della prova sta sicuramente nel fatto che un uomo rinuncia alla sua personalità, la butta via, lui che usa sempre termini ricercati, invece qui dice la butta via quando usa se stesso solo come mezzo per la gratificazione di una pulsione animale. Anche qui, gratificazione, pulsione, piacere, nella filosofia di Kant, come quella di molti filosofi, sono termini dispregiativi, connotati negativamente. Ma ancora una volta chiediamoci, ma perché non c'è mai l'accanimento invece contro la pulsione della fame? Per esempio, che anche quella è una pulsione animale, perché prendere di mira proprio questa pulsione sessuale? E come dice poi Jeremy Bentham, secondo questo ragionamento, anche grattarsi allora sarebbe il mero soddisfacimento di una pulsione animale, visto che ce la prendiamo con le pulsioni animali. E arriviamo al clou. Al pezzo forte, perché la masturbazione secondo Kant è peggiore del suicidio? Perché il suicidio ha qualcosa che la masturbazione non ha, ovvero il coraggio. Per suicidarsi ci vuole coraggio e dove c'è coraggio, scrive Kant, c'è sempre rispetto per l'umanità della propria persona. Anche questo però è un errore, perché in che senso il coraggio? Dove c'è coraggio c'è umanità, come se il coraggio fosse una caratteristica unicamente o una pulsione unicamente umana. E il coraggio è proprio una caratteristica o pulsione che viene dal mondo animale. Non tutti gli animali simili a noi, quelli da cui noi discendiamo, hanno la paura, hanno il coraggio. Quindi questo argomento veramente è arbitrario, dire che siccome c'è coraggio allora c'è umanità. Kant, quello che si dice che dimostra sempre tutto, in realtà qui si lascia andare a un'affermazione vaga, poetica. In conclusione, che dire? Constato con rammarico che nemmeno una brillante mente come quella di Kant sia riuscita a resistere alla tentazione a difendersi dalla superstizione più bigotta, più volgare del cristianesimo.